si riaccendono i nostri fornelli, io ho tanta voglia di un dolce. Vediamo se la nostra chef mi accontenta. Antonella, ciao! Ben ritrovata. Come stai? Bene. Bene. Come vedi, bella, tutta bella, solare. Tutta solare. Ma hai perso qualche chilo? Sì. Sta bene, sta bene. Io ho voglia di dolce. Anch'io. Benissimo. Sono un po' giù di morale, quindi che mi prepari? Senti, sai che avevo pensato? Noi in questo momento la facciamo vedere a casa monoporzione. Però si può fare anche grande. Spieghiamo anche come bisogna fare se uno vuole fare una torta all'improvviso da effetto e soprattutto leggera e molto simpatica e buonissima. Come buonissima. Si chiama questo dolce? Allora, è una mille foglie con i frutti di bosco. Ma che bella! Vai, andiamo? Andiamo. Andiamo. Luca, mi raccomando, te ne conserviamo un po'. Allora, per prima cosa bisogna prendere una sfoglia. Benissimo. Quindi noi ci prepariamo questa sfoglia, siccome la dobbiamo fare monoporzione, faremo dei dischi. Bene. Ok. Bene. È anche un dolce abbastanza veloce? Sì, 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 velocissimo, cioè veramente il tempo di cottura e poi, insomma, benissimo. Tu considera che quando io ho ospiti a casa, sai che cosa faccio? Cosa fai? Cosa praticamente mi preparo i dischi e poi completo proprio alla fine. Bene. Cioè quando lo devo servire il dolce. Bene. Allora, per prima cosa ci prepariamo la panna. Questa è una panna fresca. E aggiungiamo del mascarpone perché facciamo una crema al mascarpone. Ah, che buona. Quindi aggiungiamo il mascarpone. Oppla. Ecco qui. E poi bisogna montarla, giusto? Bisogna montarla e ci aggiungiamo lo zucchero a velo. Che bello, che bello. Ti ricordi il tuo compleanno? Sì, ma io sono in attesa anche di una mini colomba ancora, è passato Pasqua. Passerà l'estate. Oh, mi sono vendicata. Vabbè, vuoi che inizio a montare la panna e tu ti fai i dischi? Ok. Eh? Vediamo che cosa fa. Come funziona questo aggeggio? Così. Ecco qua. No, metti dentro. Vai, vai. Ce la posso fare. Ce la puoi fare. Sì. Noi nel frattempo ci facciamo i dischetti. Bravo, tu fai i dischetti. Quelli servono solo 3. Ecco, qui ci prendiamo la teglia. Non mi ricordo dove l'ho messa. Che cosa divertente. E da casa continuate a seguirci, mi raccomando, su PN Canale 17 e sulle nostre pagine social Facebook, su Instagram e sul canale YouTube. C'è la campanellina, mettete mi piace e poi, perché no, continuate a chiedere ricette, massacratela, tra virgolette. Massacratemi. Facciamole fare delle ricette. Che ecco, bella, si sta qua già montando, Sono stata brava, vedi? Bravissima. Brava. Allora. Sono finita. Voi a casa, se avete bisogno di farla grande, cioè praticamente la tagliate a 3, cioè il foglio viene tagliato a 3, ci mettete lo zucchero, la bucherellate con la forchetta, adesso mi vedete farlo, e la usate per fare una torta più grande. Noi facciamo le monoporzioni, quindi è piccolina. Questa non ci serve, la mettiamo in frigo. Ecco qua. Io credo che mi serve qualche continuo. Ce la potevo prendere io, cara. Non fa niente. Va bene così? O vuoi che continui? Un altro po' le serve. Allora, lo zucchero. Luca, vedi che bella panna stiamo preparando? Quindi panna e mascarpone. Noi dobbiamo fare la prova. Sospendi. Ok. Non scende. Perfetto. Perfetta? Brava. Benissimo. Lei è brava, lei fa così. Allora, vedi, mettiamo lo zucchero. Sono brava. Come sono brava? Sono brava, sono brava. La bucarelliamo tutta così. A posto. Si gonfia poco. Quindi hai fatto i dischetti, metti un po' di zucchero di canna, giusto? Giusto. La panna è pronta con il mascarpone. Ci togliamo anche questo. Naturalmente le quantità dipende da quante ne volete. Vabbè, noi lo facciamo per una sola persona, certo, cioè solo per te. Solo per me. Solo per te, perché io sto a dieta. Luca? Luca anche sta a dieta. No, però sto a dieta anch'io. Però ma una, cosa, me dai. La concedo una pure a Luca. È peccato, povero Luca, no. A
Allora, Antonella, tolto l'eccesso, che succede? Noi mettiamo in che forno. Che i dischetti vanno nel forno. Nel forno, 180 gradi, già riscaldato, per 10 minuti. Okay. 10 minuti, 12 minuti. E voilà. Ecco qui. È pronto. 10 minuti l'orologio, già l'hai messo la temperatura. E noi aspettiamo adesso che... Nel frattempo che... aspettiamo, sì. Ripetiamo gli ingredienti e le quantità, per chi ci segue da casa. Ripetiamole un attimo. Allora, praticamente occorre una sfoglia di pasta sfoglia, appunto. Facciamo i dischetti, poi serve panna fresca, zucchero a velo, mascarpone, frutti di bosco, oggi abbiamo trovato appunto lamponi, le more, i mirtilli e le fragole, però non so, proviamo qualche altra cosa. Bene, bene, bene. E poi alla fine aspettiamo. E poi le mettiamo dove? Le mettiamo in questo, io ho trovato, mi piaceva questo piatto perché poi vedrai, verrà un... Non svegliamo, piano piano facciamo... Non cambiate canale. Allora, Antonella, posso tirare fuori? Sì, 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 va benissimo. Piano piano, non ti scottare. E voilà. Grazie. Attenzione che scotta, Antonella, eh? Sì. Allora. Ok, adesso... Adesso dobbiamo mettere... Sì. Nella sacca a poche... La panna. La panna. Col mascarpone. Esatto. Naturalmente si può usare anche il mascarpone light, giusto? Se qualcuno è un po' intollerante alla... Questa era senza lattosio. Ah, benissimo, ottimo. Proprio per te. Ma io ti penso sempre. Scrivete le ricette che volete e noi le facciamo realizzare dalla vostra chef. Va bene così? E vediamo che succede adesso. Allora, ci sporchiamo, ci serve la forbicina. Ok. Allora, prendiamo un dischetto, okay. Lo appoggiamo. Sì. E poi formiamo... delle piccole gocce. Sì. Tipo proprio un cuore, no, però. Anzi, ne appoggiamo una così non si muove più, eccola qua. Benissimo. Perfetto. Poi? Poi... Questo è un dolce veloce. Prendiamo una fragola. E lo sai, si può fare anche grande, una bella torta. Questo è veloce, monoporzione. Non mi ha seguito. Lo ripetevo per chi ci segue da casa. Quindi, questa è la monoporzione. Questa è la monoporzione. Okay. Allora, adesso ci mettiamo la fragola. La fragola. E non solo. Sì. No, adesso facciamo uno strato. Vabbè, abbondiamo. Sì, tanto da mangiare io, abbondiamo. Ci mettiamo i mirtilli. Che bello. Poi ci mettiamo un altro strato. Ah. Guarda che carino. Ah, così. Poi ci aggiungiamo un altro po'. Buono. Un altro po' di frutta pure. Sì. Dobbiamo fare tre strati. Mm. Adesso ci mettiamo un altro mirtillo. Uppla. Ecco qua, un altro po' di fragola. Allora, il dolce è pronto. Ci aggiungiamo un po' di zucchero a velo. Ok. Io lo posso provare adesso? Certo che lo posso provare. Io prendo il dischetto di sopra, quelli sotto, li lascio a Luca. Solo uno perché è troppo poi. Che bontà. Luca? Ti è piaciuto? Ottimo, saluta. Ci vediamo alla prossima. Dire, fare e mangiare. Alla prossima.